Vangelo del giorno, lunedì 6 luglio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, ritiratevi. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, la prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. In questa pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato ci vengono raccontati due miracoli. Protagonista di questi due miracoli è una fede forte, salda, una fede in Gesù da parte di coloro che chiedono il miracolo. Innanzitutto abbiamo questo capo, Gairo, che è morta sua figlia, e lui lascia sua figlia morta, lascia la casa e va personalmente da Gesù. Si mette in cammino per andare da Gesù a chiedere la risurrezione di sua figlia. Quanto è forte questa fede da mettersi in viaggio, ma soprattutto da chiedere una cosa potente. E poi abbiamo questa donna. In questo viaggio verso la casa di Gairo, questa donna che ha emorragie, perdite da sangue da 12 anni, quindi impura, e rendeva impuro chiunque entrasse in contatto con lei, tocca il mantello di Gesù perché ha una fede bella. Dice: «Mi basta toccare il suo mantello e io sarò guarita». E così le avviene. Gesù premia la fede di questa donna, e sappiamo che premierà anche la fede di questo uomo. Ed è entrato in casa mentre tutti già erano pronti al corteo funebre per portare la bimba nel luogo di sepoltura. Gesù le dice a tutti: «La bimba non è morta, ma dorme», e poi la risuscita. Ecco, forse noi dobbiamo interrogarci sulla fede, sulla nostra fede, e dobbiamo chiedere oggi al Signore una fede più forte, più autentica, più vera, più salda. E soprattutto dobbiamo, ecco, chiedere con fede le grazie, senza stancarci e senza dubitare. Allora oggi, ecco, mentre da una parte contempliamo le meraviglie del Signore, dall'altra però esaminiamoci attentamente sulla nostra fede.